Siamo allo Stil Novo, buongiorno, buon 25 aprile, l'inno nazionale italiano che si canta oggi, stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, non siamo morti e riapriamo nella corte. Esatto. Ciao Giulia. Ciao, buongiorno Armando. Ciao Alessio. Buongiorno. Una bella vetrina con delle bellissime seggiole messe sul tavolo, Giulia, e ci rimarranno non sappiamo quanto. Esattamente, per il momento ci lasciano aprire solo gli spazi esterni, quindi per fortuna abbiamo questa corte interna che ci permette anche di dare una certa privacy alle persone che magari avranno voglia di passare qualche ora tranquilli a pranzo o a cena, o anche solo per uno stuzzichino, un aperitivo in compagnia di qualcuno che è tanto che non vedono. Provare a ritornare a una parvenza di normalità, anche se siamo un po' amareggiati di queste decisioni del governo. Ecco, però non abbandoniamo le buone, fra virgolette, abitudini, quindi comunque rimane il delivery, rimane l'asporto, chi vuole mangiare bene e mangiare a casa o in ufficio può farlo. Certamente, ci sarà una proposta per poter fare da asporto e per poter... Più che altro da sport, visto che comunque saremo qui fisicamente, ci farebbe piacere anche che la gente fosse invogliata ad uscire, anche se poi vuole mangiare a casa, però l'asport, diciamo, cerchiamo di incentivarlo, cerchiamo di provare a tornare nelle regole, però alla normalità, ecco, non rinchiusi in casa ad aspettare, come hai detto te Armando, siamo pronti alla morte, però ci dobbiamo beccare vivi prima di morire, quindi... E a pancia piena. E a pancia piena, soprattutto. Bene. Alessio, chi sta dietro fornelli, personaggio importante in un ristorante, hai lavorato ai menù, hai lavorato in questo periodo al delivery, all'asporto, eccetera. Ora c'è da allungare, fra virgolette, la serata, perché ovviamente bisogna dare un qualcosina di più alle persone, magari se sono libere portarle a rinfrancarsi, a rifiorire davanti a un bel bicchiere di vino, anche magari le 6:30, le 7, sì, con uno stuzzichino. Infatti abbiamo pensato di ampliare la nostra carta menù dei ristoranti con un menù snack, un aperitivo, e con piatti nostri un pochino, diciamo, scomplicati, non sono piatti prettamente da ristorante. Abbiamo deciso di continuare a fare lievitati con lieviti madre, quindi faremo anche delle pizze, senza nulla togliere alle pizzerie, sicuramente faranno anche meglio di noi, però è una proposta che abbiamo intenzione di proporre appunto per questo aperitivo, quindi un bel trancettino di pizza con prodotti da sballo, perché se si dice Alice il Cantabrico, sono Alice il Cantabrico, se è una burrata di valore, che è praticamente un mio carissimo amico, che sono dei prodotti di artigianalità più totale, presi giù in Campania di bufala, incredibili. Nulla, questa proposta frizzante, però di gusto. Ecco, proposta frizzante, anche le bollicine. Io so che, insomma, hai arricchito sempre di più, studiando anche in questo periodo la carta dei vini, esatto, consegnandoti anche con sommelier di livello, quindi l'offerta è ampia. Ricordiamo, siamo in centro, in via del Duca, quindi piazza del Duomo, via degli Orafi, nel centro di Pistoia, nella dimora papale. Esattamente. Questa è la corte papale, Clemente. No. Non mi ricordavo il numero. Ciao Giulia. Ciao. Ciao Alessio. Liberiamoci, via. Liberiamoci. Bene, buona festa della liberazione e buon 26 aprile. Grazie. Noi si riparti mercoledì, ma va bene uguale. Noi siamo 28. Il 28. Vabbè, intanto uno può prenotare. Sì. Assolutamente. Ah, prenotate, perché c'è 20 posti, quindi non si può allargare la corte, si è provato, ma ascolta. Diciamo erano 20 posti, perché io ho visto già l'agenda e ne è rimasti 7-8 per sì, i primi giorni. No, quindi diciamo... Correte, se volete mangiare bene, spendere poco, no, correte spendere e telefonate. Giusto, spendere giusto, spendere poco, non siamo in locale. Esatto. Non ci riesci. Anche questo è un concetto sul quale dovremmo ragionare. Cosa vuol dire poco? Insomma, è un concetto... No, però noi si vuole il giusto. Bene, e allora, il ristorante dei giusti. Ciao. Ciao.